Vedi, quando un bambino nasce, prende parte del corpo eterico della madre e dell'informazione dello sperma del padre e prende pure parte del corpo eterico del pneuma della terra. Del pneuma significa dei quattro strati, troposfera, stratosfera, ionosfera ed esosfera. E sono compreso al solido liquido e gassoso, sono sette stati che noi pure abbiamo dentro di noi. Ora, se uno si disincarna, lascia il corpo fisico, rimane strutturalmente con quello che ha dato la mamma precedente alla sua unica incarnazione e rimane con quei corpi sottili. Per potersi reincarnare, dovrebbe abbandonare il corpo eterico e rigenerarlo di nuovo e che se nuovo per poter ingannare un'altra donna che può darsi sia in un altro pianeta o sia in un'altra nazione con altre situazioni, con altri, diciamo così, corpi sottili. C'è tutto un discorso tutto particolare. È più facile che quell'entità che non riesce a capire che deve salire per evolversi e nella sua ignoranza tenta, come Dante Alighieri quando vide Virgilio stava scappando e gli disse: "Sei tu ombra o uomo vero?" E Virgilio gli rispose: "No, io sono quel tal Virgilio così 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 così." "Sicuro?" Dice: "Sì." E allora si avvicinò. Perché avevo paura dell'ombra? Perché sono gusci eterici, gusci astrali di morti che vivono e non si sono ancora nutrite e stanno morendo, e allora cercano di attaccarsi a qualsiasi forma vivente per poter succhiare energia per rimanere. Sono larve viventi, larve umane. Un altro esempio più semplice, più umano, di un'entità che si incorpora, che si incarna, non reincarna, è quello di Francesco d'Assise, un delinquente volgare, figlio di un ebreo, diciamo così, avido di denari e di soldi. Lui andava in guerra, massacrava, lui andava a puttane, andava da tutte le parti, ma faceva proprio i bordelli per le vie del suo paese. All'improvviso ritorna dalla chiesa, dalla guerra, ferito a morte, arriva a casa, muore, tutti lo piangono, poi all'improvviso si alza e non era più lui. Saliva sui tetti: "Fratello Sole, sorella Luna, uccelletti miei, il lupo di Gubbio, fratello lupo, non fare del male, quella e quella." Non era più lui, non era più il suo spirito, era lo spirito di un altro che si era ingannato per un programma divino che doveva dare delle informazioni per equilibrare il signore della luce con il signore del buio. E questa era la realtà. Ma lui non c'era più come Francesco, lo spirito di Francesco l'hanno mandato a Fangolandia, a qualche altra parte. Ma questa è la situazione. Non è che quell'essere si reincarnò in Francesco Grande, si incarnò in Francesco già morto, come il Cristo si incarnò in Gesù già morto. Poi c'è stato il ritorno di Gesù perché Cristo gli disse dalla croce a sua madre: "Donna," la chiama donna, non la chiama mamma il Cristo, "ecco tuo figlio," rivolgendosi a Giovanni. E a Giovanni gli disse: "Uomo, ecco tua madre." Cioè, nel senso, quando il Cristo stava per lasciare il corpo di Gesù, gli disse a sua madre: "Non ti preoccupare, è vivo tuo figlio." E infatti dopo 3 giorni rientrò nel corpo di lui stesso, di Gesù, lo spirito di Gesù, ed era già a livello di sublimazione. Poteva entrare e uscire dai muri, cioè con le porte chiuse. E poi sul monte Tabor, insieme a Mosè ed Elia, con i corpi sottili e luminosi, e lui ancora col corpo fisico, ebbe la trasfigurazione totale del corpo fisico, che le sue cellule fisiche e gli atomi cominciarono a girare vorticosamente, e il corpo eterico se lo assorbì ed è sparito alla nostra vista. Perché tutto quello che è stato portato giù deve risalire giù, su. Non possiamo lasciare qualcosa per strada. Altrimenti non è evoluzione, è perdita. E infatti Gesù cosa diceva?
a noi. Il male non lo dovete uccidere, fa parte di voi. Se lo uccidete rinascerà più potente di prima. Trasformatelo in bene, trasformatelo in amore. È parte di voi, deve ritornare a Dio, perché è parte di Dio. C'è luce e ombra, bene o male, elettrone e positrone, sono la stessa cosa, solo con spin diverse. Cioè il male ha uno spin che noi chiamiamo antimateria, distruttiva. L'elettrone ha uno spin desoide, quello la, cioè sinusoide, ed è materia. E noi le crediamo che sia quella normale positiva. Invece il positrone ha uno spin desoide, positivo. E sarebbe immensamente potente, potrebbe durare miliardi di anni. E noi lo chiamiamo negativo, ma quando si uniscono tutte e due diventano un'unica forza di luce e lo chiamano il piccolo nato, il divinato, il piccolo Gesù. Ci sono tante cose che dovrebbero essere insegnate all'umanità. Devo chiedere allora una precisazione, un chiarimento. Allora, quando si muore si va, si lascia il corpo fisico, si mantiene il corpo eterico, si mantiene il corpo eterico per un periodo più o meno lungo, dopodiché si lascia di nuovo il corpo eterico, che è tutto, insomma, che è quello più legato alla vita fisica, cioè tutte le esperienze fisiche di questa vita che abbiamo fatto, si ritorna, si sale ancora, si va al corpo astrale e poi dal corpo astrale si ridiscende. No. No. Se tu raggiungi un livello di informazione, di conoscenza, non è che lo perdi. Cioè, se tu hai quel livello, cioè se tu hai superato la prima, la seconda e la terza elementare e poi la quarta, non è che ritorna alla prima elementare. A fare che? Se tu già sai tutto, sei informato addirittura della terza, che sei stata brava e ti hanno portato alla quarta. Così alla quinta, così alla sesta, non è che ridiscende. Cioè, chi raggiunge il livello di maestranza, come dicono loro, diventa maestro scolastico, ritorna alla prima elementare ma a insegnare. Ma chi non raggiunge questo livello, diciamo, per le persone comuni? Che le persone comuni vengono indirizzate da altri esseri, particolarmente più evoluti, dove loro leggono i programmi che sono inseriti in queste persone, perché loro non sono in grado di comprenderli e capirli, e li indirizzano dove quei programmi devono essere realizzati. Può darsi in altri globi di evoluzione, può darsi in altre dimensioni, può darsi in qualsiasi altra cosa. Ma Salvatore Paladino, quando Salvatore è nella quarta dimensione, Turiddu è nella terza. Quando Turiddu morirà e Salvatore si staccherà dal corpo di Turiddu, dal corpo fisico, non è che ritornerà più a prendere il corpo di Turiddu. Certo. Andrà per la sua via, per la sua evoluzione. Ma se uno è bocciato, qui fa la terza elementare, è bocciato, muore, ritorna nella scuola e rifà la terza elementare qui o altrove? No, qui dove? O farla qui. Qui sulla terra. Sì, ma non è una reincarnazione. No, no, non incarnazione, cioè ritorna come senza ritorna? Memoria di quello che... Come ritorna? E dove ritorna? Deve ritornare in un corpo di donna. Sì. Ma quale? Mi stai scherzando? Allora sarebbe reincarnazione. Ma che non ha più la persona precedente, non ha più una... Non ha importanza. Sarebbe reincarnazione. Lui direbbe... E tanti anni fa io ero reincarnato con la forma di Salvatore Paladino. Come disse, vedi, io ho fatto una descrizione di Baba. Quando Baba dice, io prima sono stato Baba di Puttaparte, adesso, cioè, sono stato Baba di Shirdi, quel vecchietto con sì, la barba, il turbante, Baba di Shirdi, adesso sono Baba di Puttaparte. Io ricordo benissimo che ero quell'incarnazione, quando morirò e lasciò a tali anni, ed è stato, diciamo così, veritiero quando è morto, qualche anno prima, ma è morto quando diceva lui, io mi incarnerò in un altro paese, con un altro nome, in un'altra famiglia. Lui lo può fare.
Perché lo può fare? Perché quando lui parla di queste cose e in quelle condizioni, lui è in connessione col suo io spirituale. È il suo io spirituale che era incarnato in Baba di Shirdi, in Baba di Puttaparthi e in altre. E lui, vedendo dall'alto del suo io sono, vedeva l'incarnazione del proprio io, che avevano fatto tutte in una volta quel percorso. Quindi il tempo che a noi passa nel continuo spazio è limitatissimo ai fotogrammi. Infatti noi ci muoviamo come un fotogramma di una pellicola cinematografica. Noi siamo dentro un piccolo, come dire, non siamo tutta la pellicola, ma siamo un fotogramma di quella pellicola. Quindi chi si mette là sopra, cioè con la coscienza spirituale, quando ha proiettato se stesso per incarnarsi, non è che incarnava me oggi, fra 100 anni, fra 1000 anni, poi incarnava gli altri, perché dovevo passare tutto questo tempo. Perché certuni dicono, come diceva Eugenio Siracusa, io ero un discepolo ad Atlantide, io sono stato Giovanni l'Evangelista, io sono stato questo, io sono stato quella. Sono tutte stronzate, perché lui nella sua piccola mente troglodita come la mia non è in grado di poter salire i livelli di Sai Baba o di Gesù e all'altro per dire io sono stato questo, sono stato, perché parlavano il loro io spirituale, che in un'unica volta hanno incarnato tutte queste personalità, ma una volta soltanto, capisci? Se tu ti evolvi a livello tale da salire tutti i tuoi corpi sottili e diventare l'io, puoi dire attraverso, Baba, che lui stesso ha detto, come quando a Gesù gli dicevano tu sei Dio, dice sì, tu l'hai detto. O Baba dice sì, lo sono, dice perché io non lo so? Perché io lo so, diceva Baba, e tu non lo sai. Quando lo saprai come lo saprò io, tu diventerai Dio come me. Ma lui a livello dell'io sono poteva vedere tutte le sue reincarnazioni presenti, passate e future, dall'alto di se stesso, capisce? Noi invece siamo dentro il contesto, noi non vediamo niente, siamo dentro un fotogramma, non possiamo vedere niente di niente. Quindi non possiamo dire io sono stato questo, quello o quell'altro. Lo possiamo dire soltanto se in questa incarnazione noi raggiungiamo quel livello spirituale. Eppure ci sono dei casi di bambini che sono nati e dopo un po' di tempo, che parlavano ovviamente, hanno cominciato a piangere e a dire ma io ero in quella casa, in quel paese, e mio padre si chiamava così, mia madre si chiamava così, mio fratello si faceva così. Qualche volta sono andati a constatare, a vedere se questo era vero, e ha riscontrato effettivamente che sì, c'era. Sì, è vero, questo lo so io. Il Bozzano faceva delle ricerche su questi livelli una bambina riconobbe sua madre, suo padre e non la sorella più piccola che era nata dopo la sua morte. Cioè, queste cose succedono, ma sono tutt'altre situazioni particolari che non hanno niente a che fare con la reincarnazione, capisci? Ci sono un esempio semplicissimo, chiarissimo. Non si può, oltrepassare lo spazio, il continuo spazio-tempo. Le varie dimensioni hanno frequenze diverse, tu non puoi andare o uscire o entrare in un'altra dimensione se non sei capace di avere una frequenza particolare tale da poter uscire ed entrare. Cioè avere l'informazione tale da sapere che tu, essendo nella bidimensione e avendo una mente tridimensionale, puoi scavalcare un segno di un cerchio a terra. Se tu hai una mente tridimensionale e sei chiuso qua dentro, con le porte chiuse, le finestre chiuse, cioè la stanza è come un parallelepipedo chiuso, tu puoi uscire soltanto, come fece secondo Paramahansa, che lui l'ha raccontato nel suo libro Autobiografia di uno yogi, che un vecchio nudo lo mettevano in galera e poi usciva dalla prigione senza che, alterasse qualsiasi cosa, lo trovavano fuori. Perché? Perché lui aveva raggiunto il concetto quadridimensionale della profondità
e sapeva come entrare e uscire, come uno che ha la terza dimensione può entrare e uscire da un mondo bidimensionale. È tutta una questione di evoluzione, di consapevolezza e di cose. Se per caso, per mezzo di un fattore, diciamo così, di, chiamiamolo così, di alterazione dello spazio-tempo per motivi che noi non possiamo concepire, il tempo si curva e si collidono le due diciamo così, estremità, i due piani, terza e quarta dimensione, noi possiamo capire e avere la cognizione di quello che eravamo prima o non eravamo prima, oppure possiamo dire io ero in quella situazione, in quell'altra situazione. Sono particolari diversi che sono alterazioni dello spazio-tempo che ti danno la capacità o a un bambino o a una bambina di dire questo o quello. Ma non è così. Perché altrimenti io sono ignorante. È come la teoria di Darwin. Darwin disse che noi discendiamo dalla scimmia. Ebbene, le scimmie ancora sono attaccate con una mano al ramo e con un'altra si rascano il culo e fanno Cioè, se noi fossimo la loro evoluzione, noi non li vedremmo più le scimmie, perché sarebbero davanti a noi. Cioè, nel senso, noi saremmo le scimmie e le scimmie sarebbero di essere evolute. Se noi fossimo l'evoluzione delle scimmie, le scimmie sono sempre lì. Noi ci evolviamo, cresciamo a livello esponenziale, perché siamo la gemma che va avanti, loro sono i rami morti, diciamo così, lasciati da un'evoluzione, chiamiamolo così, planetaria, che si evolve con frequenze particolari. Ammette che il sole domani cambia frequenza, noi diventeremo ciechi subito, perché non potremo più vedere le frequenze nostre che stiamo vedendo adesso, da prima dell'infrarosso e dopo, prima della luce violetta, diciamo così, una gramma fra l'infrarosso e la luce violetta. Se cambia la frequenza noi diventeremo subito ciechi e moriremo subito. Quindi noi ci dobbiamo evolvere, dobbiamo crescere attraverso la crescita sia del sistema planetario, sia del sole che di tutto quanto, altrimenti sono cavole amare. E noi stiamo facendo questo perché stiamo andando dietro e non ci stiamo evolvendo. Nell'era acquariana il sole sta mutando frequenza e sono guai per tutti coloro che non hanno un corpo pulito, che non hanno un corpo eterico pulito e che non hanno una frequenza che vanno di pari passo a quella del sole. Ci siamo? Ancora sì. Una domanda sulla vita e sulla morte. Io vorrei capire se riesci a darmi questa risposta. Due bambini nascono piccoli. Se abbiamo mediamente 70-80 anni di vita, tutti e due, diamogli 70-80, uno nasce ricco, bello, sano e fortunato, l'altro nasce storto, povero, brutto e disgraziato. Perché? Se Dio è giusto, perché due bambini che nascono vengono fuori con diversità così mastodontiche? Qual è Dio? Parlo di Dio supremo. Quale? Dio creatore. Tu non sai chi è Dio. Tu parli di Dio creatore, ma non sai che cos'è questo Dio creatore. Io ti posso dire che l'io che ha incarnato uno o l'altro fratello ha incarnato due entità, diciamo così, proiettate nel tempo e nello spazio con programmi diversi. Quella entità, diciamo così, che è l'io sono là sopra, che ha proiettato quelle due nella stessa famiglia, hanno scopi diversi, devono fare esperienze diverse. Ognuno di noi, pur avendo un corpo somatico dato dal padre e dalla madre, nato in quelle condizioni, ha uno spirito totalmente diverso. I figli non ci appartengono. Noi diamo soltanto il corpo somatico, ma lo spirito è di Dio. Ognuno di loro si può allontanare o rimanere, dipende dalle condizioni familiari che esistono, ma sono totalmente diversi dentro. Tu vedi me, mio fratello ed io. Siamo totalmente, mia sorella, mio fratello ed io. Siamo totalmente diversi. Ma c'è una cosa strana che la metteremo fra magari domani o dopodomani, se Laura lo vuole, con un,
un suo commento, che la tipizzazione di tre fratelli, come io, mio fratello e mia sorella, è identica. La dottoressa e i medici che hanno fatto il prelievo del sangue a noi tre, perché loro mi dovevano dare, secondo un certo modo di dire, mi dovevano dare, come si fa per... il midollo osseo, eh? Il midollo. Il midollo spinale, perché io ero ammalato di leucemia e i medici dicevano che io non mi sarei mai guarito, perché la leucemia che avevo io mi avrebbe portato alla morte, perché tutti sono morti. Io sono rimasto vivo, i medici sono morti e la tipizzazione che hanno fatto a me, mio fratello e mia sorella, è stata una meraviglia, perché i medici sono impazziti, l'hanno fatto 3 volte le analisi, perché la tipizzazione è uguale, come se fossimo state clonate tutte, cioè è uguale, come se fossero 3 fotocopie identiche. E tutti i medici che sono stati interpellati hanno detto che non è umanamente possibile, che non è stato mai riscontrato in 3 fratelli, in 2 fratelli, figuriamoci in 3. C'è sempre la differenziazione di un qualcosa, invece questo. Ora, vedi, ci sono fattori totalmente che sono dalle nostre conoscenze, dalla nostra coscienza. Appunto. Cioè, io volevo sempre capire riguardo ai due, non ho detto che erano fratelli, potevano nascere in famiglie diverse. Perché uno, un programma disgraziato, cosa deve pagare? Un programma disgraziato. Non è che deve pagare, non deve pagare niente. Sì. Se ti ho detto che è un film, cioè tu hai una persona in questi film, tu hai degli attori, delle comparse, una coreografia, si deve fare un film. E il regista, non tanto il produttore quanto il regista, come l'allenatore sceglie i giocatori che vuole. Va via un allenatore, quello che viene dice no, questi non mi piacciono, vanno via, vengono altri. Ora, quello che è il produttore, per esempio, prende te che sei una brava persona e ti fa fare chiude. E ti fa fare cosa, per esempio, Totò Riina? Scusa, quella è una brava persona, ha impersonato un delinquente. Una cattiva persona ti impersona, per esempio, un ufficiale della finanza, un ufficiale dei carabinieri o una persona modesta, buona. Quello che gestisce è il regista, che sarebbe l'io. Io ho bisogno di questa persona perché la vedo più propensa ad avere questa attitudine, queste cose, perché io voglio un film meraviglioso, come lui vuole delle informazioni particolari e gli dà a ciascuno un programma per poter avere poi quelle informazioni, quelle caratteristiche di quello che lui gestirà e darà su questa vita. Sì, ma lui per fare il suo film divertente, quel disgraziato tribola tutta la vita. Quel disgraziato che è storto, gobbo, brutto, senza una lira, malato, quello tribola tutta una vita per accontentare il regista. Tu ridi, sta soffrendo tutta una vita per accontentare Salvatore. A un certo punto il regista lo legnava. No, no, non è così. Perché tu stai parlando, cioè con una mente tridimensionale, ma che ragiona bidimensionalmente, di fattori che tu non comprendi e non conosci. Cioè, l'attimo in cui tu saliresti ai piani superiori e vedresti la realtà per com'è, tu non parleresti più così, tu capiresti l'andazzo del mondo, tu capiresti perché il leone deve mangiare la gazzella, perché l'orso deve fare quello che deve fare, perché... L'equilibrio. Ma ecco, tu lo chiami equilibrio, ma non è equilibrio, è un programma, perché se non ci sono i condor, gli avvoltoi che si mangiano le carogne, ci sarebbero pestilenze. Quindi è tutto un programma particolare che ognuno deve fare il suo, diciamo così, il suo compito, il suo programma in questa vita. Poi, appena ti stacchi, va via tutto. Ora tu te lo immagini un comunista e un nazista che si scontrano, o un cattolico o un protestante che si scontrano in nome di Cristo o in nome chissà di quale demone, si scontrano l'attimo in cui sono fuori dal corpo fisico, si guarda e dice ma che cavolo stavamo facendo, ma che cosa è successo,
quando cominciano a percepire, a capire la realtà, dice: ah, era un film. Qualche regista, dopo, alla fine del film, forse in Totò, dopo che ha raccontato la sua, diciamo così, ha fatto tutte quelle cose belle, o erano tragiche, o erano comiche, o erano così, poi lui dice, quando si chiude il teatro, perché lo facevano pure a teatro, tutto quello che noi vedevamo e credevamo che fossero fuori, dice: signore, vi abbiamo dato qualcosa, se state contenti, ricordatevi che è un film.